Il romanzo è stato pubblicato quando l'autore era già scomparso. Il testo è stato trovato dalla figlia, considerato che è stato scritto fra il 1973 e il 1974, ovvero 43 anni prima della sua pubblicazione. Non sapremo se chi lo ha scritto volesse effettivamente pubblicarlo o che altri lo leggessero, posto che, appunto, neanche i familiari ne erano a conoscenza. Tutto sembrerebbe deporre in senso negativo, ma è anche vero che l'uomo era aduso a ironie e alla creazione di situazioni che si prestavano all'ironia, sicché appunto ci accontenteremo di non saperlo. Giulio Andreotti, Il buono cattivo, La nave di Teseo, 2017. Il titolo scelto dall'autore, che era nato nel 1919 ed è morto nel 2013, è già un programma: l'indeterminatezza del confine fra il bene e il male, che non si sa se tocchi all'umanità e in questo caso ai lettori fissarlo o a chissà quale divinità. In ogni caso non è affatto escluso che il buono sia cattivo e il cattivo sia buono. Benvenuti nel mondo di Giulio Andreotti. Credo che il romanzo abbia subito un danno dall'essere stato pubblicato con il clamore delle carte ritrovate, quindi del prezioso inedito, sicché giova leggere lontano dai clamori pubblicitari del lancio che lo accompagnò, naturalmente con ampi spazi di servizi giornalistici e televisivi. In queste pagine si ritrova la normalità andreottiana, non una clamorosa scoperta. Detto fra noi e senza che lo si conosca, credo accadrà la stessa cosa quando un giorno si studierà veramente il suo mitico archivio, nel quale si tracceranno montagne di raccomandazioni e faccende spicciole, ma ben poco sui retroscena delle congiure mondiali, come molti pensano. La passione per lo spicciolo c'è tutta in questo salotto sul lago di Como, dove si incontrano reduce della vita ancora convinti di avere un qualche ruolo protagonista. Il protagonista, alter ego dell'autore, se la ride, così come si intriga dei racconti che gli consegna un professore di diritto canonico, e che altro poteva insegnare in un romanzo di Giulio Andreotti. Va letto con leggerezza e senza retropensieri. Ho scoperto, leggendolo, che la via dove ho l'ufficio c'era un bordello, dove un fuggiasco va a trovare riparo, e dalla descrizione del palazzo e della strada ho proprio l'impressione che sia il mio ufficio, che ora vivo con spirito diverso, non necessariamente premonitorio. Giulio Andreotti, Il buono cattivo, da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.